Allora posso dire che, tanto per cominciare, sono estremamente contento di essere tornato a Reclam, perché questo è uno di quei posti dove è casa, ok? Quindi torno sempre contento Due giorni prima dell'esame di maturità sono andato a Roma a sentire Waters che faceva Dark Side of the Moon. I miei genitori sono molto arrabbiati con me. E poi ho detto: mamma, io voglio fare il musicista. E vado, e sono andato. Ottimo, non mi sono mai pentito. Quando ho saputo di questo progetto mi sono veramente gasato perché piacciono un botto i Pink Floyd. La produzione dei Floyd è invincibile da un sacco di anni e non c'è molto altro da dire. I Pink Floyd sono proprio un punto fisso per tutti e Gilmour è un punto fisso per tutti. Penso sia veramente, veramente una cosa bella riunire tutti i musicisti di diversi gruppi, di diversi generi, di diverse culture musicali. Avere condiviso il progetto con tante persone, tanti cantanti bravissimi, è stato proprio bello. Costei è una delle belle frasi che sentiamo su Eclipse. Non so neanche se l'abbiano registrata, credo che la senti solo da destra, insomma. Il testo è molto bello, e questo è, penso poi, almeno per quanto mi riguarda, visto che scrivo delle canzoni, mi piace quando poi si dice qualcosa indipendentemente da come poi la musica o la canzone in sé. E quindi anche con una corda vocale sola ho voluto partecipare alla cosa, al progetto. Questo pezzo è un pezzo a cui sono piuttosto affezionato perché lo suonavamo con Looking for a Name tanti anni fa, quindi quando ancora suonavamo insieme io e Larsen. Già allora eravamo contenti di suonarlo insieme. Pertanto suonarlo oggi mi riporta alla memoria tanti bei ricordi. There is no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark.